Allora, buonasera a tutti, ci vediamo quest'oggi per l'ultimo appuntamento con i nostri consueti seminari di psicologia in collaborazione con la biblioteca di Grotta Ferrata. Diciamo l'ultimo appuntamento per quest'anno un po' travagliato, prima della pausa estiva. Prendendo un tema che avevamo già in calendario alcune settimane fa, che insomma siamo riusciti comunque a recuperare per oggi, che è quello dell'autostima. Quindi tratteremo un argomento senza dubbio abbastanza vasto, naturalmente senza la pretesa di essere esaustivi, che però mi auguro possa essere insomma di interesse. Un po' per tutti, proprio perché, come dire, è una questione che ci riguarda da vicino in tutte quelle che sono le nostre attività, esperienze di vita, in quelle che sono le nostre relazioni. E a prescindere dal fatto che accada di sperimentare un disagio, un malessere psicologico, è come dire un argomento trasversale che riguarda un po' anche il come prendersi cura di sé, del proprio benessere, che è un po' insomma lo spirito col quale io, insieme alla biblioteca, in particolare alla biblioteca di Grotta Ferrata, ho proposto i seminari di quest'anno, cioè trattare argomenti che possono essere di interesse per tutti. Dunque, prima di iniziare ad entrare in argomento, mi premerebbe segnalare a quanti di voi ancora non lo sapessero, a ricordarlo per chi di voi insomma già lo avesse visto, che con le biblioteche di Ciampino di Grotta Ferrata abbiamo pensato per il prossimo anno di calendarizzare un programma di appuntamenti con i seminari di psicologia, non pensando a priori a quali argomenti in qualche modo proporre, ma cercando un po' di invece prendere spunto da quelli che potrebbero essere le proposte, gli argomenti di interesse degli utenti. Quindi ho realizzato una pagina web sul mio sito personale, il titolo dell'iniziativa, come potete vedere, è La psicologia che vorrei, dove ognuno di voi, se ha piacere, può andare e compilare un piccolo form e lasciarmi alcuni spunti su alcuni argomenti, alcune tematiche di suo interesse che vorrebbe in qualche modo venire trattate durante i seminari del prossimo anno. Se andate nella chat del webinar, ho già condiviso anche lì, insomma, il link che trovate specificato anche in questa slide, quindi insomma, vi invito a visitare la pagina e a lasciare le vostre proposte in modo che da settembre ottobre in poi possiamo proporre dei seminari anche tenendo conto di quelli che sono i vostri interessi e le vostre curiosità. Allora, entrando in argomento, mi sembrava, diciamo, stimolante proporre questa citazione di Goethe. E Goethe dice: un grande errore è credersi più di quel che si è e stimarsi da meno di quel che si vale. Questa citazione, secondo me, è molto pertinente a cogliere un carattere essenziale del concetto di autostima, ovvero sia per avere un'adeguata valutazione, considerazione di se stessi, è indispensabile che questa valutazione sia realistica e che quindi non sia né troppo bassa né ipertrofica, eccessivamente grandiosa. Se volete, tutto potremmo ricondurlo un po' semplificando, al vecchio detto la giusta via sta nel mezzo, ma vedremo che in realtà non è soltanto una questione di quantità, ma anche di qualità, perché c'è proprio una differenza sostanziale nel modo in cui si valuta se stessi. Se si riesce a stare un po' appunto nel mezzo tra i due estremi, quindi a non considerarsi né perfetti né assolutamente incapaci o da buttare, ma riuscire in qualche modo a integrare armonicamente quelli che sono i nostri pregi e i nostri difetti. Ne parleremo insomma meglio durante il corso del webinar.
Una prima definizione che potremmo dare di autostima è questa, cioè l'autostima potrebbe essere considerata un po' come il risultato dello sguardo che una persona posa su se stessa, perché è un po' una valutazione che noi facciamo come se ci osservassimo da fuori, sviluppando in qualche modo una capacità di ragionare e di osservare noi stessi. È una definizione che trovate in questo quaderno di esercizi per l'autostima che vi ho citato in basso e che se qualcuno di voi insomma, avesse la curiosità di consultarlo, se le riesce insomma, facilmente, offre anche alcuni spunti, alcuni esercizi di scrittura molto creativi per fare un po' il punto su quella che è la propria autostima. Allora, l'autostima è in qualche modo un'esperienza soggettiva perché è qualcosa che noi valutiamo, consideriamo noi di noi stessi e stabile del proprio valore, basata sulla considerazione che una persona ha di sé. Quindi si riferisce in qualche modo a quelle che sono le caratteristiche generali, appunto stabili della nostra personalità, del nostro modo di essere. E riguarda sia una concezione di competenza personale, cioè in qualche modo quanto ci sentiamo capaci di fare le cose, di cavarcela in qualche modo nella vita, riguarda anche la convinzione di avere un valore intrinseco come persona, cioè il fatto di sentirci in qualche modo di essere delle persone degne di ammirazione, degne di stima, delle buone persone. E proprio per questo, e lo riprenderemo alla fine questo discorso, l'autostima aumenta quando viviamo nel rispetto dei nostri valori personali e diminuisce ogni volta che il nostro comportamento non è coerente con quei valori, quindi in qualche modo si riferisce proprio al sentire di saper far bene le cose, ma rispettando quelle che sono una serie di criteri più sovraordinati che ci fanno sentire di agire nel rispetto di valori che noi definiamo importanti e che a loro volta ci definiscono positivamente come persone. Allora, una questione cruciale per comprendere in che senso l'autostima può essere qualcosa di affidabile, di stabile oppure di un po' più fragile e precario è la differenza tra il sé percepito e il sé ideale, perché, come dire, il concetto di autostima si situa proprio in questa distanza. Fra il sé percepito, cioè tutte quelle competenze, quelle qualità che noi già ci riconosciamo di avere, e quello che è il nostro sé ideale, cioè tutte quelle caratteristiche ancora più ottimali, tutte quelle caratteristiche che noi in qualche modo vorremmo avere, che ci piacerebbe sviluppare. Questo può naturalmente essere dare luogo ad una discrepanza, cioè i problemi di autostima dipendono in gran parte da una eccessiva distanza tra il sé ideale, quindi come vorremmo essere, e il sé percepito, cioè come noi sentiamo, ci riconosciamo di essere. Che attenzione, non vuol dire che il sé percepito corrisponda alla realtà oggettiva dei fatti. Dicevamo prima, problemi di autostima possono derivare per esempio da una sopravvalutazione o da un'eccessiva svalutazione di noi stessi. Quindi potremmo anche essere per esempio molto competenti, capaci di fare qualcosa, ma se non siamo in grado di riconoscerci questo, può darsi che il nostro sé percepito sia eccessivamente basso ai nostri occhi. E questo magari ci fa sentire ancora meno capaci rispetto a come vorremmo essere. E infatti, appunto, se ci sentiamo troppo lontani dal nostro ideale, il rischio è quello di coltivare una svalutazione di se stessi.
ma anche il rischio opposto, cioè quello di sopravvalutare se stessi, può essere una trappola per l'autostima, perché ci crea un senso di autostima, un senso di sicurezza illusorio, che in qualche modo non corrisponde a quello che realmente siamo e sappiamo fare, e quindi dà luogo ad una sensazione di autostima un po' fallace, un po' instabile. Il sé ideale, quindi tutte quelle caratteristiche che ci piacerebbe poter avere, in realtà di per sé sarebbe una risorsa. È una risorsa quando la discrepanza con il nostro sé reale è una discrepanza limitata, realistica, cioè quando possiamo riconoscere, per esempio, di avere una serie sia di pregi che di difetti, e quando possiamo quindi impegnarci anche per migliorarci in qualcosa, e quindi dire avvicinarci, no? Qualche gradino in più a un ideale che abbiamo di noi stessi, ma continuando ad apprezzare altri pregi, altre competenze che già abbiamo. Questo fa sì che il sé ideale, quello che noi vorremmo raggiungere, possa essere uno stimolo a migliorarci, a formulare degli obiettivi che vediamo raggiungibili. Il sé ideale, naturalmente, dicevamo, può essere però anche un limite. Può diventare un motivo di frustrazione, di bassa autostima, in quali casi? Quando viene, dicevamo, percepito come troppo distante da quello che è il nostro sé reale, o perché è eccessivamente elevato, quando per esempio ci poniamo mete magari irraggiungibili, o quando pretendiamo da noi stessi un eccessivo livello di perfezione, non ci perdoniamo, non ci concediamo un minimo errore, un minimo sbaglio, come dire, ci creiamo nella nostra mente degli standard a cui vorremmo far corrispondere noi stessi, che sono talmente perfezionistici, talmente irrealizzabili, che portano ad avere, come dire, un effetto paradosso, invece di stimolarci a migliorarci, ci fanno sentire eccessivamente incompetenti, e quindi questo fa sì che la nostra autostima possa danneggiarsi e diminuire. Un altro motivo per il quale il sé ideale può essere motivo di frustrazione, di essere troppo distante dal sé reale, dicevamo, è quando le nostre capacità, quello che noi già siamo, sono qualcosa che noi sottovalutiamo eccessivamente. Quindi, come dire, depotenziando, disconoscendo, svalutando quelle che sono invece le nostre caratteristiche, le nostre risorse, è come se nella percezione di noi stessi noi ci ponessimo qualche gradino più in basso rispetto a dove siamo. E quindi inevitabilmente saremo portati a percepire una distanza ancora maggiore rispetto a quello che vorremmo essere l'idea di noi stessi. Allora, rispetto all'autostima c'è un'altra questione che è rilevante, cioè l'autostima può essere sia interna sia esterna. Una solida autostima è qualcosa che non dipende eccessivamente, come dire, da le critiche, dai riconoscimenti che possono darci gli altri, quindi, come dire, da tutti quei feedback appunto esterni, ma dipende in gran parte, perlomeno nella nostra vita adulta, da quelli che sono i riconoscimenti che noi internamente diamo a noi stessi. Al contrario, quando l'autostima è troppo debole, troppo soggetta a venire danneggiata dagli eventi, spesso si è troppo dipendenti da quelle che sono le conferme esterne. Questa può essere una trappola, perché un feedback positivo potrà, come dire, temporaneamente rimandarci magari una grande euforia, un senso di una grande capacità, di una grande competenza, ma al primo feedback negativo, alla prima magari
mancanza di conferma che non riceviamo dall'esterno, il rischio è quello di sentirci del tutto svuotati e quindi di sentire rapidamente ridimensionarsi la nostra autostima. Per questo un'autostima sufficientemente solida, come vedremo meglio dopo, si nutre non solo appunto delle conferme degli altri, di cui tutti comunque abbiamo bisogno, ma anche di un riconoscimento interno stabile che noi riusciamo a darci da noi stessi. Oh, naturalmente l'autostima, benché sia, come dire, una caratteristica globale della nostra personalità, è qualcosa che si nutre di ambiti specifici. Pensate all'ambito familiare, all'ambito lavorativo, all'ambito affettivo, tutti ambiti che in qualche modo vanno a costruire pezzettini di quella che è la nostra identità. Cioè, all'interno di tutti i nostri contesti di vita, noi in qualche modo esistiamo ricoprendo determinati ruoli, ai quali corrispondono determinate parti delle nostre identità, come mogli, mariti, figli, nonni, professionisti, amici e quant'altro. Tutto questo ovviamente va a comporre una costellazione di ambiti di competenze, di attività umane, nelle quali possiamo sperimentare diversi livelli di competenza, che possono tutti concorrere in qualche modo a nutrire, a costruire aspetti specifici, parziali di quella che poi è la nostra autostima globale. Se ci pensate, per esempio, nella vita di alcune persone, la sicurezza in se stessa, il proprio senso di autostima, magari subisce in qualche modo una forte rassicurazione, diventa magari particolarmente stabile rispetto ai tempi precedenti, quando magari le persone raggiungono traguardi importanti, quando in qualche modo riescono a intraprendere delle strade per loro significative e quando magari appunto raggiungono determinati risultati che danno loro un feedback importante per consolidare una maggiore sicurezza in se stesse. Questi feedback, in qualche modo, che noi ricaviamo dalle nostre esperienze, non rimangono confinati magari in quell'ambito di attività, ma possono concorrere a nutrire, ad alimentare un senso di autostima globale, quindi incidere sulla valutazione positiva che noi possiamo fare di noi stessi. Allora, come si costruisce l'autostima? Okay, in qualche modo l'autostima è un qualcosa che non nasce, diciamo, con noi, ma va a costruirsi, a consolidarsi in tutto l'arco della vita. Nella prima infanzia, in senso in qualche modo precocissimo di autostima, è quello che tutti noi costruiamo, maturiamo, grazie a quello che è un primissimo senso di autoconsapevolezza, cioè la consapevolezza che tutti noi abbiamo fin dai 2 o 3 anni di essere in qualche modo persone autonome, separate dai caregiver, cioè dagli adulti che si prendono cura di noi. La presa di coscienza di questo fa sì che il bambino possa comprendere tutta una serie di norme e aspettative che gli adulti hanno sui propri comportamenti ed interiorizzare, per esempio, delle primissime concettualizzazioni di bene e di male. E accanto a questo, durante la prima infanzia, si sviluppano emozioni complesse come la vergogna, l'orgoglio e il senso di colpa. Quindi tutta una serie di reazioni emotive e parallelamente di comportamenti che derivano
derivano in qualche modo dalla valutazione che gli altri danno del nostro modo di essere e di comportarci, di conseguenza dell'autovalutazione che noi stessi iniziamo a fare del nostro operato. E naturalmente tutto questo è fondamentale ricevere un adeguato apprezzamento delle nostre autentiche capacità, cioè è fondamentale che gli adulti per noi significativi possano in qualche modo apprezzare e rinforzare quelle che sono le nostre reali competenze. Questo, come dire, è un aspetto molto importante perché in qualche modo possiamo sentire poi di esistere come persone valide, degne di stima, se questo è avvenuto prima nella mente degli altri, nella mente dei genitori, degli adulti che si sono presi cura di noi. Quindi poter ricevere in qualche modo un feedback positivo da parte degli altri è in qualche modo un primo germe importante per poter poi stabilire anche una corrispondente positiva valutazione di noi stessi. Mi segnalano che l'acustica lascia un po' a desiderare, io chiedo naturalmente all'ufficio competente se ha modo insomma, di verificare questo. Dunque, dicevamo, noi interiorizziamo i feedback che otteniamo dall'esterno. Questi feedback in qualche modo vanno a costruire che cosa? Quelle che sono le basi della nostra identità, cioè l'idea di chi siamo noi, e le basi appunto della nostra autostima, cioè del nostro valore come persone. Man mano che in qualche modo cresciamo e raggiungiamo l'età adulta, possiamo interiorizzare questa fiducia in noi stessi e nelle nostre capacità, e questo in qualche modo va a costruire quella che prima dicevamo, è una fonte interna per la nostra autostima, cioè una valutazione di noi stessi sufficientemente buona, che non pretende in qualche modo da noi la perfezione, e sufficientemente stabile, che in qualche modo resiste anche. Nonostante quelli che possono essere i nostri errori o i nostri insuccessi o tutti quelli fallimenti che inevitabilmente fanno parte della vita di ognuno. Alcuni elementi che invece possono interferire nella costruzione di una buona autostima in quello che è il corso dell'infanzia e dello sviluppo possono essere aspettative genitoriali, familiari o troppo elevate o troppo basse, perché queste aspettative genitoriali in qualche modo pungono da quello che poi sarà il nostro ideale dell'io, no? Quindi se sentiamo che i nostri adulti di riferimento pretendono da noi troppo o troppo poco, in qualche modo ci sembrerà o troppo difficile o troppo poco stimolante, credere in noi stessi, impegnarci a migliorare noi stessi. Un altro elemento è l'eccesso di protezione. Perché questo? Perché se non si consente al bambino anche di correre dei rischi, anche di sbagliare, non gli si dà mai occasione di imparare dai suoi errori, in qualche modo di costruire un'autentica fiducia in se stesso, che vuol dire anche avere la fiducia di potersela cavare nonostante le difficoltà. Naturalmente atteggiamenti di criticismo o di svalutazione, anche un'assenza di regole, in realtà può essere un elemento che danneggia lo sviluppo di una adeguata autostima nel bambino, perché non aiuta in qualche modo ad avere dei riferimenti chiari per autoregolare quella che è la propria condotta. Pensate a quello che dicevamo prima, quanto per esempio i valori siano delle categorie importanti per lo sviluppo dell'autostima, cioè in qualche modo abbiamo bisogno di alcuni criteri per capire se quello che stiamo facendo è qualcosa di buono, di corretto, che concorre a renderci delle persone migliori oppure no. Anche un atteggiamento di rinuncia davanti alle difficoltà,
ripetuti fallimenti scolastici o naturalmente traumi e abusi psicologici. Poi, naturalmente non è mai troppo frequente ribadire un aspetto, cioè questi elementi che veramente a titolo di esempio noi citiamo come elementi del comportamento genitoriale e familiare che possono interferire con una solida autostima, rappresentano, come dire, dei modi di funzionare di una famiglia, di una coppia di genitori stabili nel tempo. Non rappresentano dei singoli atteggiamenti occasionali che si possono mettere in atto nei confronti di un figlio, nei confronti di un bambino. Quindi ci riferiamo a qualcosa che avviene stabilmente e che può danneggiare, interferire con l'autostima qualora non venga controbilanciato da altri invece elementi positivi. Naturalmente, la storia, come dire, della nostra autostima però non finisce con la nostra infanzia, non finisce con il lavoro più o meno utile e prezioso che possono aver fatto le nostre famiglie, ma in qualche modo continuiamo ad avere cura e a preoccuparci della nostra autostima anche in età adulta. Sartre diceva che l'importante non è ciò che gli altri fanno di noi, ma quello che noi facciamo di ciò che gli altri hanno fatto di noi. Quindi, in qualche modo, quale che sia, in qualche modo, quali che siano gli elementi positivi o di criticità che possono aver concorso a determinare la nostra autostima più o meno stabile, poi sta anche noi in qualche modo raccogliere la sfida e provare in qualche modo a migliorare, a consolidare questa area importantissima della nostra psiche. Questo perché l'autostima è qualcosa di vitale, è come per gli esseri umani in qualche modo come l'acqua per i pesci, cioè è indispensabile per la nostra vita psicologica che possiamo riconoscerci un valore positivo come persone. E per questo l'autostima può essere una forte spinta motivazionale. Questo che cosa vuol dire? Che quando noi temiamo, sentiamo che la nostra autostima viene messa a repentaglio, molti dei nostri comportamenti possono essere proprio finalizzati a mantenere l'autostima e un'immagine sufficientemente buona che gli altri possono avere di noi. Quindi è, come dire, un elemento molto importante e anche basilare. Per questo, se non ci sentiamo sufficientemente sicuri del nostro valore come persone, difficilmente riusciremo veramente a dedicarci ad altro. Allora, in realtà, la questione fondamentale per poter fare questo è innanzitutto quella di accettare se stessi. Pensiamo all'atteggiamento opposto, no? Quindi pensiamo a quando invece una persona non riesce ad accettare se stessa, non riesce ad accettare alcuni limiti, alcuni difetti che perlomeno soggettivamente si riconosce. Questo può dar luogo a una fragile autostima quando cerchiamo di nascondere in qualche modo quelli che riteniamo essere dei difetti troppo grandi e mostriamo agli altri soltanto una facciata superficiale di noi, un po' come si fa su Facebook, no? Come si fa sui social network, si mostra in qualche modo una facciata edulcorata di se stessi, si mostrano soltanto alcune foto, alcuni tratti, che naturalmente è piuttosto riduttiva, no? Non ha niente a che fare con la tridimensionalità delle persone che noi siamo. Se facciamo la stessa cosa riguardo alle nostre caratteristiche personali, rischiamo in qualche modo di mostrare agli altri appunto soltanto una facciata, soltanto una maschera e diventare in qualche modo degli estranei anche a noi stessi, perché non accettare i nostri difetti significa in qualche modo disconoscere alcune parti di noi. Mentre
poter accettare questo, quindi poter avere una buona conoscenza di noi stessi, anche delle caratteristiche che magari non ci piacciono, vorremmo migliorare, facilita le relazioni con gli altri e facilita una buona autostima, perché facilita un bilancio in qualche modo equilibrato che possiamo fare tra i nostri pregi e i nostri difetti. Allora, l'autostima naturalmente ha anche un'influenza su come può dar vita al rapporto con gli altri. Questo è uno schema che in qualche modo propone l'analisi transazionale e che va a descrivere quattro atteggiamenti diversi che una persona potrebbe avere nei confronti della vita, nei confronti degli altri, a seconda del suo livello di autostima. Questi diversi atteggiamenti dipendono da tre fattori, dall'immagine che una persona ha di sé, quindi dalla valutazione che dà di se stessa, dall'immagine che ha degli altri, quindi quanto ritiene poi gli altri a loro volta degni di ammirazione e di stima, e dalle aspettative che ha riguardo proprio alla relazione tra se stessa e l'altro. Allora, il primo quadrante, diciamo, è questo, no? Cioè, l'analisi transazionale ci propone questa modalità, cioè che dice io non sono ok, mentre tu sei ok. E questo è un atteggiamento di chi in qualche modo è sopraffatto da un senso eccessivo di inadeguatezza e sente di non essere all'altezza degli altri. Attribuisce a sé ogni possibile colpa, ogni possibile difetto e riconosce esclusivamente nell'altro qualità positive, competenze e capacità. E questo fa sì che l'altro risulti quasi perfetto, quasi irraggiungibile, mentre, come dire, se stessi ci si sente sempre più svalutati, sempre più inferiori. Quindi in qualche modo ci si espone ad un conflitto costantemente svantaggioso tra sé e l'altro. Questo sentimento di inferiorità danneggia l'autostima, per quale motivo? Perché porta in qualche modo a un ritiro, cioè porta al venir meno della motivazione, del desiderio di raggiungere determinati scopi, di avere ambizioni o prefissarsi degli obiettivi, che nel momento in cui non ci si sente assolutamente capaci di nulla, si riconoscono solo negli altri delle qualità positive, in qualche modo no, stiamo vedendo che questo falsa a tal punto una valutazione che una persona dà di se stessa da renderlo fortemente in difficoltà nel poter perseguire determinati scopi. Un'altra modalità è questa: io sono ok, mentre tu non sei ok. Qui vedete la vignetta di Lucy che dice: a volte penso a quante persone meravigliose ci potrebbero essere al mondo se solo mi clonassero. Questa è, come dire, un po' la versione che dicevamo prima, no? Della falsa autostima, cioè quella di coloro che dall'esterno potrebbero sembrare avere invece una grande sicurezza in se stesse, ma che in realtà si rivela in qualche modo fallace, fragile. Che hanno un atteggiamento piuttosto arrogante, piuttosto svalutante, e che proprio per mantenere in qualche modo una posizione di superiorità rispetto agli altri, tendono frequentemente a svalutarli e a considerarli inadeguati o a strumentalizzarli solo come sostegno dell'immagine di sé, quindi in qualche modo a utilizzarli solo per avere ammirazione e conferma della propria positività. Una terza modalità è questa: io non sono ok e neanche tu sei ok. Rispetto alle precedenti, questa, se vogliamo, è indiscutibilmente una modalità simmetrica, dove in qualche modo entrambe i due poli della relazione, entrambe le persone condividono lo stesso atteggiamento, solo che è un atteggiamento di rinuncia che potremmo immaginare sottenda una credenza del tipo non vale la pena, non c'è nulla da fare. Pensate a tanti commenti che si possono sentire, per esempio, su come vanno le cose del mondo o su come vanno anche le cose in un ufficio, in una famiglia. Questo
questo in qualche modo unisce le persone sulla base di un vittimismo, si cova e si condivide, come dire, una rabbia verso la vita, una sensazione di essere in credito col mondo. E può essere in qualche modo una trappola, perché se sulle prime dà sicuramente un senso di, come dire, di unione, no? Cioè ci si unisce perché ci si riconosce simili un po' in questa lamentazione, e rinforza però un atteggiamento che condanna in qualche modo le persone all'impotenza e quindi a non riconoscere qualità positive né in se stessi né negli altri. L'ultima modalità è quella invece che è più pertinente ad un'autostima sana e equilibrata, che è stata definita come io sono ok e tu sei ok. Questo atteggiamento corrisponde a un buon livello di autostima, perché corrisponde alla capacità di mantenere una valutazione sufficientemente positiva sia di se stessi che degli altri, nonostante quelli che possono essere i propri e gli altri difetti. Questo vuol dire che continuiamo ad avere una buona immagine di noi stessi, nonostante alcuni errori che possiamo commettere o alcuni difetti che possiamo avere, ma possiamo anche continuare ad avere un'immagine positiva degli altri, a confidare in un legame di amicizia, in un legame affettivo, pur come dire, riconoscendo, constatando che l'altro può avere comunque dei limiti, dei difetti e non essere a sua volta naturalmente perfetto. Allora, detto questo, quindi la famosa, diciamo, domanda, no, che un po' si sente sempre, come aumentare l'autostima, potremmo in qualche modo dire che è una domanda mal posta. Perché in qualche modo migliorare la propria autostima non significa in realtà avere qualcosa in più, ma al contrario, valorizzare, riconoscere ciò che si ha, cioè imparare in qualche modo ad accettarsi, a valorizzarsi per come si è. Questo, come dire, può sembrare controintuitivo, no? Perché chi magari può avere o stabilmente o in un periodo di crisi un'autostima particolarmente fragile, sentirà se stesso molto distante da come vorrebbe essere. Ma in realtà poter invece riconoscere come si è, le proprie caratteristiche, è un modo per recuperare, per valorizzare tutte quelle risorse, quelle competenze che altrimenti rischiamo di perdere di vista in un confronto eccessivamente pretenzioso, eccessivamente svantaggioso con noi stessi. Questa frase di Carl Rogers, secondo me, riassume bene il concetto, cioè dice: solo quando mi accetto così come sono, divengo in grado di cambiare, no? Dicevamo, solo riconoscendo in equilibrio pregi e difetti e quindi sentendoci comunque delle buone persone nonostante difetti o errori, abbiamo in qualche modo la motivazione a poterci migliorare, ad avere ambizioni nella nostra vita. Diversamente, se ci sentiamo come dire, non capaci, delle persone non meritevoli di stima in assoluto, difficilmente avremo il carburante motivazionale per porci obiettivi di miglioramento. Allora, come fare questo? Cioè, come in qualche modo riequilibrare no, la nostra autostima, l'immagine che abbiamo di noi stessi, senza, come dicevamo all'inizio, cadere nei due eccessi, quindi senza vedere solo i difetti, senza neanche avere un'idea ipertrofica e grandiosa di noi stessi. Allora, un elemento molto importante in questo senso sono quelli che in psicologia vengono un po' definiti i processi di attribuzione. Più banalmente, quotidianamente, quando ci accadono delle cose, noi in maniera del tutto automatica facciamo tutta una serie di ragionamenti, di operazioni mentali per attribuire un senso a ciò che accade e in particolare valutiamo la nostra condotta, i nostri comportamenti rispetto a una serie di modelli, di norme a cui pensiamo di doverci uniformare. Questo ci mette in grado di attribuire agli altri e noi stessi le colpe o i meriti,
meriti, per esempio, di quello che noi facciamo, di come noi ci comportiamo, degli obiettivi che raggiungiamo. Quindi in qualche modo noi mentalmente mettiamo in opera tutta una serie di processi di interpretazione, di valutazione degli eventi che in qualche modo vanno a fornire una serie di spiegazioni rispetto ai comportamenti che adottiamo e agli obiettivi che raggiungiamo. In particolare possiamo definire uno stile di attribuzione globale come quella spiegazione che tende ad attribuire l'esito del nostro comportamento a caratteristiche globali della personalità, mentre si può definire più specifica una spiegazione che ha caratteristiche opposte. Vediamo meglio, l'attribuzione globale chiama in causa che cosa? L'immagine complessiva di sé. L'attenzione non è più puntata sul nostro comportamento specifico come tale, ma in qualche modo prende a pretesto quel comportamento, quindi quel fallimento o quel successo, per operare una valutazione globale della nostra intera identità personale. Quindi quel fallimento o quel successo sarà in qualche modo una prova del nostro fallimento, del nostro successo come persone in generale. Un'attribuzione più specifica invece rimane ancorata a quelli che sono i singoli comportamenti, cioè possiamo in qualche modo valutare bene o male un nostro comportamento, il nostro operato, riconoscere di aver avuto successo o di aver commesso un errore, senza che questo vada ad impattare in maniera sostanziale il nostro valore come persone. Questa seconda modalità è molto importante per un'autostima sana. Vediamo due esempi. Nel primo riporta il pensiero di una persona che prova a fare una dieta e che fallisce e che potrebbe dirsi: non ho abbastanza forza di volontà per fare una dieta e mantenere un'alimentazione equilibrata, no? Magari c'è un cedimento, un piccolo sgarro nella dieta, e questa persona in qualche modo si ripete in testa questo tipo di pensiero. Questo, voi capite, è un tipo di attribuzione globale, cioè un singolo sgarro, no? Mettiamo un singolo episodio, un passo, una singola giornata in cui in qualche modo si è deviato da quello che era lo stile alimentare che si intendeva seguire. È un pretesto per fare in automatico delle valutazioni su se stesse, cioè non si è più una persona che ha fatto uno sgarro nella dieta, ma si diventa agli occhi di se stessi una persona che non ha abbastanza forza di volontà. Voi capite bene che pensare di essere persone che non hanno abbastanza forza di volontà è, come dire, un'attribuzione molto più globale su se stessi rispetto a quel singolo comportamento. Un altro tipo di persona nello stesso episodio potrebbe dirsi invece questo. Per esempio, questa volta ero troppo stanca e a digiuno da troppo tempo per riuscire a controllarmi. Questa è un'attribuzione specifica, cioè individua in qualche modo delle criticità, individua che cosa non ha funzionato nel proprio comportamento. E quindi individua anche che cosa è possibile migliorare senza per questo intaccare il proprio valore globale come persone. Poter adottare questa seconda strategia su se stessi, questa seconda modalità di riflettere sul proprio operato, preserva l'autostima perché consente di non far dipendere troppo il nostro valore globale di persone dall'esito di un singolo comportamento, dal raggiungimento o meno di un singolo obiettivo. E questo naturalmente è molto importante perché potremo sentire di avere un'autostima stabile che non tende, come dire, a fluttuare, quindi ad innalzarsi o ad abbassarsi sostanzialmente solo per un singolo episodio. Questo perché dicevamo adottare uno stile attributivo globale, quindi la persona che si colpevolizza di non avere abbastanza forza di volontà, può farci provare sentimenti di vergogna e svalutazione di noi stessi. È come se in qualche modo noi stessimo guidando una macchina su
una strada e a un certo punto ci fermassimo perché la macchina si è rotta. Avere uno stile attributivo globale, quindi soccombere a sentimenti di vergogna e svalutazione, equivale in qualche modo a fermarsi a sentire che è la macchina, cioè siamo noi stessi che abbiamo qualcosa che non va e che ci impedisce di procedere. E voi capite bene quanto questo, insomma, poi sia assolutamente di danno, sia la valutazione di noi stessi sia per poter operare magari un miglioramento di quello che abbiamo fatto. Se sentiamo che la nostra autostima viene danneggiata, proviamo di solito appunto un'intensa vergogna. Potremmo provare a pensare adesso agli altri che penseranno di me. Pensieri come questi sono paralizzanti, appunto. Mentre, per esempio, di fronte a un errore potrebbe essere molto più utile a volte anche al limite provare un senso di colpa che per quanto sgradevole naturalmente possa essere, ci concentra su che cosa non è andato nel nostro comportamento, non nei noi stessi come persone, e ci mette in condizione di riparare, cioè in qualche modo, riprendendo una metafora di prima, di cambiare strada. Non ci arrestiamo con la macchina, ma continuiamo a procedere, quindi continuiamo a sentire che in qualche modo la nostra macchina può funzionare, ma valutiamo che diversa direzione possiamo intraprendere per arrivare comunque ad una meta. Allora, un altro aspetto importante per differenziare, no? Per continuare su questo ragionamento di differenziare tra l'autostima e i nostri singoli comportamenti, è la differenza tra autostima e autoefficacia, cioè che cosa vuol dire? Che il nostro valore globale come persone è diverso dall'esito dei nostri comportamenti, sia quando sbagliamo, falliamo e individuiamo delle criticità, sia quando ci riconosciamo capaci nel fare qualcosa. Quando in qualche modo ci sentiamo autoefficaci, cioè in grado di raggiungere specifici obiettivi. Perché? Perché l'autoefficacia è un costrutto che si riferisce ad ambiti specifici delle nostre attività e quindi anche in questo caso sentirsi capaci nel fare una singola cosa non è direttamente connesso con la nostra globalità di persone e con tutta la nostra autostima. Quindi l'autoefficacia è più una facoltà specifica relativa alle differenti abilità in cui noi possiamo sperimentarci, mentre l'autostima, appunto, è una facoltà globale che rimane stabile nonostante quelle che sono le fluttuazioni fra i successi e gli insuccessi della vita. Questo è molto importante perché l'autoefficacia ci consente in qualche modo di mantenere un controllo su ciò che accade, ci dà in qualche modo un primo feedback importante, sentirci capaci di fare qualcosa, ci dà la percezione di poter incidere positivamente sugli eventi. Questo contribuisce a rinforzare l'autostima e a farci sentire persone degne di rispetto e di ammirazione, ma non si identifica con l'autostima nella sua globalità. Per esempio, perché oltre a essere capaci di fare qualcosa, è importante poterci riconoscere questa competenza e vediamo che questo noi possiamo farlo se abbiamo un'autostima sufficientemente stabile. Quindi una buona autoefficacia da sola non è sufficiente a garantirci una buona autostima. È necessario che l'esercizio di determinate abilità, di determinate capacità, come dire, non sia fine a se stesso, ma sia guidato da ambizioni e valori. Qui vediamo la differenza più sostanziale tra autoefficacia e autostima, cioè fra riconoscersi capaci in qualcosa e il sentirsi persone, di valore in qualche modo, cioè sentire che quello che noi facciamo, quello in cui siamo capaci, è qualcosa che corrisponde a quelle che sono le nostre ambizioni, a quelli che sono dei valori per noi importanti, che contribuiscono a definirci come persone, ci definiscono come persone non nel fatto di saper fare una cosa in sé, come il piacere di saperlo fare, no? Questa è una fase
esiste nella primissima infanzia. Nella primissima infanzia i bambini molto piccoli attraversano una fase dove in qualche modo, per esempio, buttano un gioco a terra oppure fanno sparire una cosa e la riprendono, sperimentano tutta una soddisfazione di sentirsi capaci a produrre degli effetti sugli eventi in un modo totalmente finalistico, senza alcun obiettivo, ma solo provando la loro capacità di azione sulla realtà concreta esterna a loro. Come persone adulte non ci basta questo, non ci basta sentirci capaci di fare qualcosa, ma abbiamo indiscutibilmente bisogno di sentire che quel qualcosa in cui siamo capaci serve in qualche modo ad un obiettivo più grande, cioè funzionale alle nostre ambizioni o corrisponde a quelli che sono i nostri valori. E tutto questo contribuisce, allora sì, in quel caso, a nutrire, a consolidare quella che è la nostra autostima, la immagine che abbiamo di noi stessi. Quindi ambizioni e valori sono importanti per l'autostima perché rappresentano dimensioni sovraordinate, no? Come se mettessimo la cornice in un quadro, che danno un senso, un significato, uno scopo alla messa in atto di determinate capacità. Se ciò non avviene, rischiamo di identificarci nella maschera, no? Quindi pensate a una persona che ha un'autostima ipertrofica, fallace, che in qualche modo accumula una serie di successi che non la gratificano realmente, perché contribuiscono soltanto a creare una facciata esterna, senza che questo venga fatto veramente per uno scopo più alto. Allora, quindi, riassumendo un po', potremmo dire che l'autostima, quindi il valore che diamo a noi stessi, deriva da un senso globale di identità, quindi deriva da chi noi sentiamo di essere. All'interno di questo senso globale di identità possiamo sperimentare specifiche capacità e percepirci efficaci in determinati ambiti specifici, ponendo tutto questo, tutte queste singole capacità al servizio delle nostre aspirazioni e dei nostri valori. L'autostima rappresenta quindi un aspetto globale della nostra personalità, quindi in qualche modo tanti nostri elementi della personalità, quindi la cognizione, l'emotività, il modo in cui ci rapportiamo agli altri, in qualche modo possono essere guidati, coordinati anche per preservare quella che è la nostra autostima. Si riferisce al nostro valore globale come persone. Tende a mantenersi stabile quando è sufficientemente forte, quando è qualcosa di interno, mentre può oscillare repentinamente verso quei poli estremi di cui parlavamo all'inizio, quando è troppo debole, quando è troppo, dicevamo, dipendente dai feedback esterni, rischiando di crollare improvvisamente al primo errore o di gonfiarsi ipertroficamente, quindi di dover dare una falsa immagine di sé che non corrisponde a una reale sicurezza in se stessi. E quindi, in qualche modo, gli ideali verso cui tende la nostra personalità devono essere realistici quanto basta e fantastici quanto serve per fungere da guida e ispirazione per lo sviluppo di noi stessi. E non devono essere né troppo bassi, poco stimolanti, né, come dicevamo all'inizio, troppo perfezionistici. Questa storiella, secondo me, esprime bene questo concetto. Tre persone erano al lavoro in un cantiere edile. Avevano il medesimo compito, ma quando fu loro chiesto quale fosse il loro lavoro, le risposte furono diverse. Spacco pietre, rispose il primo. Mi guadagno da vivere, rispose il secondo. Partecipo alla costruzione di una cattedrale, disse il terzo. Quindi in qualche modo, no, in questa terza risposta noi abbiamo l'esempio di come a fare la differenza non sia solo quello che si fa, ma come dire, l'obiettivo, l'orizzonte in vista del quale si attua un certo comportamento, si mette in campo una determinata abilità. Poter avere questo orizzonte ci consente di mantenere uno stabile senso di identità
e di autostima. Allora, io vi ringrazio, aspettando di capire se ci sono domande. Ricordo per chi non fosse, insomma, stato in collegamento all'inizio del seminario che per il prossimo anno vogliamo raccogliere le proposte degli utenti per proporre poi un calendario dei seminari di psicologia che possa prendere appunto spunto da argomenti che possono essere secondo voi di interesse da trattare. E quindi abbiamo lanciato questa iniziativa, La psicologia che vorrei, in collaborazione con le biblioteche comunali di Ciampino e di Grotta Ferrata. Sul mio sito trovate una pagina dove potete inviare le vostre proposte. Se andate sulla chat del webinar, vi ho trascritto il link e potete direttamente appuntarvelo. Allora, quindi vedrei se ci sono domande. Chiedo eventualmente all'ufficio tecnico di aiutarmi se dovessero sfuggirmi domande. Spero che i problemi di audio si siano naturalmente risolti. Non so se io non vedo domande, chiedo eventualmente all'ufficio tecnico di correggermi se invece ci fossero sollecitazioni che mi sono sfuggite. Altrimenti, comunque, voi trovate il mio sito, insomma, per qualunque cosa potete contattarmi. E naturalmente vi invito nuovamente a andare appunto sulla pagina che vi ho indicato per lasciare eventualmente anche le vostre proposte. Se l'ufficio tecnico non mi segnala insomma altre domande, altre sollecitazioni per il momento, io vi ringrazio e vi appuntamento per insomma per ottobre, per l'autunno, vedremo naturalmente in quale modalità, se in webinar o in presenza, e in ogni caso insomma verrete poi informati su quello che sarà il calendario in programmazione. Quindi vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti. Mi senti, Cristina? Sì. Pronto? Sì, Sì. ok. Allora, volevo ringraziarti sempre per la tua estrema grande collaborazione che Un dai a noi piacere. biblioteca. Sono Lucia, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato in questa nuova modalità. Speriamo sicuramente di rivederci presto dal vivo. E volevo dire a tutti i partecipanti che i webinar della dottoressa Rubano sono disponibili anche, oltre sui suoi canali social, sul canale YouTube del nostro sistema. Quindi li trovate anche per chi non li ha potuti, insomma, seguire o insomma, li potete riascoltare lì, insomma, ecco, sul canale YouTube del sistema bibliotecario dei Esatto. Castelli Romani. E Esatto. grazie ancora e ci vediamo insomma ad ottobre. Grazie a Va tutti, bene? arrivederci. Grazie, arrivederci. Qua vediamo cosa allora esci.